Domenica 2 maggio, seconda. Ben ritrovati a tutti a questa rubrica del commento del Vangelo della Domenica insieme a Don Giovanni. Ci troviamo all'interno della chiesa parrocchiale di Argenio e commentiamo il Vangelo della quinta domenica di Pasqua, quella appunto del 2 maggio. Ci stiamo allontanando dalla Pasqua e ci stiamo avvicinando alla domenica di Pentecoste. Bentrovati, è una domenica particolare questa quinta di Pasqua perché ci porta a incontrare Gesù risorto nella fruttuosità della nostra vita. Il Vangelo infatti ci ricorda che il Padre è glorificato quando noi portiamo molto frutto e diventiamo Suoi discepoli. Ecco, allora possiamo vedere Gesù risorto nei frutti positivi, nei molti frutti della nostra vita. E tre semplici considerazioni e l'esempio di Paolo che cogliamo nella prima lettura di questa domenica. Innanzitutto Gesù ci dice chiaro, se non porti frutto sei tagliato, se porti frutto sei potato. Vedete che ci sono sempre dei tagli. Comunque tu non puoi essere infruttuoso, sia perché se sei infruttuoso sei tagliato e gettato via, sia perché essendo fruttuoso sei potato per produrre di più. E poi la seconda considerazione che colgo dal Vangelo è che puoi portare frutto solo a una condizione. Rimanere attaccato alla vite. È la condizione indispensabile e necessaria per portare frutto. Se manca la linfa che viene dalla vite, non si può produrre nulla. La terza considerazione, porti frutto, ci dice Gesù, se tu rimani in me, perché senza di me non puoi fare nulla. Quindi non si tratta di furbizie, non si tratta di stratagemmi, non si tratta di calcoli, non si tratta di funzionalità, non si tratta neanche di pianificazione. Quello che ti permette di portare frutto è rimanere in me, ci dice Gesù. E allora vorrei concludere facendo riferimento alla prima lettura di questa domenica. È un momento particolare della vita della Chiesa. Paolo si è convertito e si trova dinanzi a due reazioni. Era inviso ai credenti di Gerusalemme. Perché? Perché avevano ancora paura di lui, non credevano che si fosse veramente convertito. Probabilmente sospettavano che la sua conversione fosse uno stratagemma per meglio conoscere chi fossero i credenti nella nuova via e continuarne la persecuzione. E poi ci racconta chiaro il libro degli Atti che è odiato dagli altri, anzi talmente odiato che tentano di ucciderlo. Si tratta di quelli che sono gli ebrei della diaspora, che probabilmente si sentivano messi in difficoltà per la sua presenza, per il suo carisma. Ecco, Paolo non cerca consensi per sé, si ritira, scompare. Per portare frutto a tempo deciso dal Signore. Diventerà sì il grande apostolo, colui che renderà fruttuosa tutta la sua vita annunciando Gesù risorto, unico vero Salvatore di tutti gli uomini.